Presidente, Ministro, onorevoli colleghi, non è mai banale unirsi al cordoglio in questa situazione rispetto alle famiglie e alle vittime di questo tragico evento. Quello che a volte però, signor Ministro, rischia di risultare banale, ai limiti dello stucchevole, è il dibattito che segue nelle sedi non competenti. Il gruppo della Lega Nord, che ovviamente dichiara la propria vicinanza alle famiglie delle vittime e ai lavoratori del porto di Genova in generale, si sottrae in questa fase dall'entrare nel merito di un dibattito sulle responsabilità. Altre sono le strutture competenti e altri sono i soggetti che dovranno far luce su quali siano le responsabilità e quali siano i diretti responsabili di questa sciagura che ha colpito Genova e il nord del paese. Noi però vorremmo approfittare di questa situazione, non lieta purtroppo, per entrare nel merito del dibattito che sta intorno al tema delle infrastrutture e delle infrastrutture portuali più in generale. Giusti i richiami dei colleghi al fatto che servono momenti come questi per cominciare a ragionare di sicurezza, di rilancio, di sviluppo. Io però credo che al contrario sarebbe anche giusto che questo avvenisse non inseguendo sempre sistematicamente le tragedie, non inseguendo sempre sistematicamente le emergenze. Questo è un paese che ha bisogno di programmazione territoriale, questo è un paese che ha bisogno di programmazione sul versante infrastrutturale, questo è un paese che ha la necessità di stabilire quali siano le cosiddette priorità. In questi anni purtroppo abbiamo assistito a uno stillicidio di iniziative sul territorio che molto spesso venivano individuate prioritarie nei singoli casi, nei singoli territori specifici, ma che non avevano e non davano la sensazione di avere una visione d'insieme. Noi dobbiamo chiederci una volta per tutte quale sia la possibilità che il nostro torni ad essere quello che è sempre stato una storia, cioè un territorio che ospita dal punto di vista infrastrutturale la logistica del bacino mediterraneo nei confronti dell'Europa. Per farlo serve una profonda riflessione che parte sì da una consapevolezza del fatto che le risorse sono quello che sono, ma serve anche una certa progettualità che fino ad oggi non c'è stata. Noi abbiamo inseguito a tratti la logica dei primi lotti delle opere pubbliche in questi anni e la logica dei finanziamenti che molto spesso erano di finanza derivata, ci arrivavano finanziamenti di tipo comunitario e il giorno dopo sceglievamo come investirli. Io credo che sia giunto il momento di cominciare a ragionare al contrario, cominciare a pensare a come questi investimenti devono essere programmati nel tempo e dove andare a reperire successivamente le risorse, ammesso e non concesso che ci siano oggettive difficoltà nel trovare un riscontro poi materiale e concreto e nel dare corso alla progettualità stessa. Quindi io credo che un ripensamento generale da parte di un governo che parte, governo che noi abbiamo scelto di non sostenere ma nemmeno di contrapporci in modo netto allo stesso, un governo che ha la necessità oggi di porsi dei quesiti e di darci delle risposte. Qualche idea ce l'abbiamo, però signor Ministro, lei che è un uomo che conosce bene quella parte di territorio, si ricordi che sul tema delle infrastrutture si gioca molto dello sviluppo del Paese e le infrastrutture non devono essere sempre sistematicamente e solo viste come forma di, da un lato, interessi precisi, principi di determinate parti del mondo dell'impresa e dall'altro in assoluto e totale contrasto con quelli che sono i principi della tutela del territorio. Scegliamo le priorità, stabiliamo quali siano queste, dateci una politica industriale che abbia una prospettiva di medio-lungo periodo. Non viviamo d'emergenze, non inseguiamo le emergenze. Questo è un limite al quale purtroppo siamo stati abituati a lungo e dal quale crediamo che al di là della precarietà, dal punto di vista squisitamente politico, che ha accompagnato la nascita di questo governo, possa al contrario essere l'occasione, l'opportunità, visto che avete anche una maggioranza ampia, della quale non ci sottrarremo ad essere parte integrante se fosse necessario, qualora si cominciasse a fare veramente le scelte che vanno nell'interesse dei territori che la reclamano, della sicurezza dei lavoratori, dello sviluppo e della prosperità di quelle aree e di quelle zone che in questo momento stanno soffrendo oltre misura. Grazie.